parte! Sarebbe da pagare di destrazione al fuoco! Finalmente siamo giunti nella sua nuova casa! Ma prego, non stia lì sulla porta, entri, signor... Signor? Signor Effizio Eliseo Bartolomeo Matteo, figlio di Alfeo e Simone, soprannominato Zerotte per gli amici Zecchiere. Oh, bene, signore Zecchiere. Come le dicevo poco fa, questa è la sua nuova casa. Cosa le sembra? Non è carina, non è splendida, non è ottima, non è funzionale? No, voluta, a me sta domo per schifo, Fairi. Ma come schifo? Lei offende uno degli appartamenti più lussuosi di Betlemme. E questo glielo garantisco io. Io ho sottoscritto Sansone, il giudeo dell'agenzia immobiliare, Nuovo Testamento. Osato, il suo testamento restino, ma questa domo è pece. E sui giornali sta domo non fiera di ai. Questo non bascio, il tambore spiega in giro a me, se un asso, genere luce, se un asso. Signore Zecchiere, si calmi e si sieda, ne discutiamo. Oddio che mi sento, non c'è ancora chiarire, non c'è in noi. Ah, non ci sono? Certo che non ci sono, perché le sedie ormai non si usano più. No, tutte le case ora sono così, stanze libere, senza ingombro. Ah, ma questo non so se è a posto, plus libera dei gusti, non c'è immobilia. Comunque, io volevo precisare con lei che questo appartamento è esattamente ciò che lei ci ha chiesto. No, mi dispiace, ma non sono sbagliati, eh? Osanzoni, dai a domanda. Trivano, arredato con vista sul mare. Io non c'è né trivano, né divano, né vista né mare. Io non c'è certi bruttori, c'è. Ma come, signore Zecchiere? Questo è un trivano. O meglio, era un trivano. Può sembrare monovano perché... perché abbiamo buttato giù tutte le pareti. Ma io ne posso garantire che questo è un trivano. E voi ci spure il muso, a me sta domo per con il muso, fra giara. Ma perché, perché? Perché i muli ormai non si usano più. Tutte le case ora sono così, stanze libere, senza ingombro, massima comodità, tutto a portata di mano. Oh, signor Zecchiere, adesso se mi segue un attimino, le mostro questo appartamento in ogni suo dettaglio. Signor Zecchiere, iniziamo dall'ala destra di questo appartamento. Proprio, cicchietta, tutto che deve stare avanti, cicchietta, su. Signore Zecchiere, iniziamo da qui. Cosa c'è qui? Cosa c'è qui? Qui c'è l'angolo cottura. Arredatto, arredatto. E qui, signore Zecchiere, qui di lato, cosa c'è qui? Cosa c'è? Cosa c'è qui? Cosa? Qui c'è lo studio. Arredato. Arredato. Ho avuto macchia e mi sono uscire uno, macchia così da chiatra. E Zecchiere, e ora ci spostiamo nell'ala sinistra dell'appartamento. Proprio per chilometri, sei chilometri, ci arrivai, altra chiammina la longhia. Guardi qui, signore Zecchiere. Noti, noti bene. Qui abbiamo... la zona notte, con questo splendido letto a due piazze. Due piazzette. Due piazze. Piccole, non è che sono sempre piazzettine. E qui, signore Zecchiere. Qui abbiamo... notti la disposizione dell'ambiente. Bellissimo, proprio va rifatta apposta per questo ambiente, guardi. Qui abbiamo la zona giorno. Pensi lei quando farà le sue feste, le sue partite a carte con gli amici. Partite di calcetto, non ti buttate solo cucina, cos'è enorme sta. Ma non è finito qui. Ah, c'è altra cosa luce. Sì, sì, sì. Cosa le offre la nostra agenzia, sempre incluso nel prezzo? Cosa mi offre? Cosa le offre? Cosa mi offre? Cosa le offre? Cosa mi offre? Questa. Una porta. Ma no. Questa non è una comune, una semplice, una volgare porta. Questa è molto, molto di più. Questa è... un'uscita di emergenza! Ah, per esempio una volta, lo sa, secondo me io... ma può essere molto, molto utile, ma non so, un grande fuoco, brucia la casa, ah, tutti fuori da qui! Ma cosa è stato? Un'alluvione, la casa si inonda, tutti fuori da qui! Ah, ma per inondare? Un terremoto! Oh, santo, fatti se scucurra, se figuri! E te ne passiette, Areni! E te, a lui! Alluvione, remo, stavolta c'è da raso sicuro da me. Ad ogni modo, signor Zecchiere, lei di questa casa cosa vuole di più? Sugombro, addio sugombro. A sua disposizione. Basta sollevare le tavole dell'angolo cottura e si ha libero accesso a questo splendido bagno turco. Beh, lui è di zacchiera dei geni che sono.
E non mi dica che non è pratico e funzionale. E dubbio che è pratico, uno va a piedi, si sente, sposta, sarà, tutto è consumato, tutto ci cocottina, cosa schifosa, osaccio. Ma sì, a proposito, a vista sul mare, come ti sei sposto su? Con lei sarò onesto. Vede, il mare non c'è per ora, ma arriverà. Ad è per ancora arrivare. Noè mi ha garantito che tra qualche tempo ci sarà un grande diluvio. Sarà questione di settimane. E mettono sul diluvio. Ma te è una cosa meno importante a Bulusciri. A me sembra un addomo tranquillo, un addomo andino di ben che ti sbicino se sei che sa conca, andino ci butti più schizzeri, un addomo ti si possa dormire tranquillo su. È tranquillo questo addomo. Signore Zecchiele, io le posso garantire che questo è l'appartamento più silenzioso di Betlemme. Oh, pensi lei che la notte in questa casa non si sente volare una mosca? E manco sa mosca, mosca sinera di Betlemme. No, parola di Sansone, il giudeo dell'agenzia immobiliare, nuovo testamento. Oh, Sansone, se sa cosa ti hai, ci sta da più subito. Puttavo a me su silenzio, a me era importante. Ordini dei su dottori. Capisco. E le posso assicurare che qui non avrà problemi. Va bene. Scusi la mia curiosità. Come mai lei ha questo assoluto bisogno di riposo? Ma cos'è che si dona a me simpatico? Neppure tu rubi un tesorimento. E tesorimento è su traballo, vuota traballamo troppo. E finisci di chi deo, fai un viranza, tu spesi con questa picciocca. E questa picciocca mi darà sempre, quando si cogliato, mi devi scoprire questa macchina, questo figurino, questa lavatrice, questa macchina, 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 Deo, quello da Verdi, e mi comincia a traballare a Cottimo, e più traballiamo, più guadagniamo, e traballa, traballa, prima arriva a traballare 23 ore da Sardì. Un'ora con papà, e dopo due mesi mi sono esaurito e mi ha portato a manicomio. E la sua ragazza? Ma rimollavo. Ha fatto 7 ore di manicomio, e proprio questo major su dottore, che mi ci ha boccato. Ma lavoro un certo minuto, devo essere tranquillo, devo venire a nessuno, devo chiedere con nessuno, più calma e tranquillità. Signor Zecchiele, sono veramente dispiaciuto, mi creda. Ho salto di figare di che è successo a salute, tanto di porta la notte. Ad ogni modo, forse è meglio che io ora vada. Ecco, lei si fa una bella dormita, in santa pace, così si riprende un po' dallo stress. E io torno qui domani mattina, con il contratto d'affitto. Lei mi dà i soldi e la casa è sua. Va bene, Sansone, sta si beoscrati, porta su di nevi, la sua contata è stato massaro, a cambara 10, rocchi, si beoscrati. No, io domattina torno con il contratto d'affitto, lei firma. Lei mi dà i soldi e la casa è la sua. No, lei dà i soldi a me. E tu devi portare Sandome su di nevi, ciò vero Sansone, Sandome su di nevi. Signore Zecchiele, io domattina torno qui con il contratto d'affitto della mia casa. Lei lo firma, lei mi dà i soldi e la casa è sua, va bene? In arrecioni. E poi scusa, ma regalo un poco tesoro in mezzo a retta, non è che pazienza. Ad ogni modo, io vado adesso. E mi raccomando, si riposi, tranquillo. E io torno qui domani, con calma. Vabbè, volte che ne posi. No. Va bene, torno solo. Domani mattina, qui. Come va vuole. Buonanotte. Buonanotte, Sansone, mi saluti i filistei, Prova a perdere tutto, Sansone. Andiamo che mi troveremo più salto, più sforti. Non è che questo nene rotto sa forse ne spiro. Ma mi schiaccio a perdere tutto, sei scucchiato, sei. Ma chi è donata sta disgrazia di sta gente? Io, sta tombo. Guarda, tranquilla. Ma com'è che c'è sta corrente di muro, cioè? Ma guarda, non va che intuono io questo letto, non bene. Portate a riposare. Sul dottore mi dà andare e tenere a regioni. C'ho le chiama. Tranquillinari e pace. Si chiudono i cieli! Si apre la terra! E l'arcangelo Gabriele arriva sulla terra! Maria, Maria! Ma chi sto chiamando? Insulta, Maria! Tutto che mi ha sotto mica l'accidente, mi ha sotto migliaia. Insulta, perché sei piena di grazia. Disgrazia amara neanche a tu e caso del bene in noi. Non temere, tu concepirai e partorirai un figlio e lo chiamerai Gesino. Magari infine, te ho un figlio tipo Surenni, non sei manco un fidanzato, sei ancora celibe.
Non importa, lo Spirito Santo verrà su di te e ti coprirà della sua ombra. Chi copre? E io mi lascio coprire dal primo spirito che passa. E poi devo lasciare il ma che sia santo. Su Maria, non temere. Ma chi è questa Maria? Tu sei Maria. Ma chi è Maria? Dai, chi tu sei umili? Sei uomo. È Maria. Ma tu chi sei? E figlio Eliseo, Bartolomeo Matteo, figlio di Alfeo e Simone, soprannominato Zerote per gli amici Zecchie. E tu, chi sei? Chi dite se ne sdomuto e discina sta saggetta a dell'Amburu? Io sono l'arcangelo Gabriele, inviato speciale dal cielo per portare la lieta notizia a Maria la prescelta. Prescelta? A Cozzara! No! La prescelta! Tramite un concorso regolare da me seguito personalmente, comprendete? Una prova scritta, due prove orali che l'allieva Maria superava in modo ottimo battendo di gran lunga sui diretti concorrenti. Ho capito, comunque non c'è nessuno, tanto mi devo riposare, tanto manicomio, posso stare tranquillo. Eppure, il posto indicato me l'ha questo. Questo è un bel mistero. Mistero della fede. Nulla è perduto. Ora torno su in base a chiedere vento alle varie spiegazioni. Oppi, si chiude la terra! Si apre i cieli! E l'arcangelo Gabriele se ne vola nei cieli! Un angelo con un hamburgo. Questo è il mio schiesto. Dottore, non si tu, no? Tu che mi torna a portare male come a me. Scusate sempre, scusate l'ora, scusate qualsiasi cosa, ma è giusto che si sappia. Non è che li sbagliavo molto, Fustetti, non è che pazienza. Onde evitare sgradevoli malintesi, io le cose le dico. Io le cose le dico! E narrato senza! Ma se sei reale! Chi sono dottore non voi? Eppure tu chi ne sei? Io non ho vergogna di dire il mio nome! Perché io, mio caro lei, sono Pilato! Pilato! Maurizio Smacco! Sì! Perché stiamo vivendo in un mondo di falsi ed ipocriti! Ma qualcosa deve cambiare! E sarò io a modificare questa situazione! È arrivata l'ora della verità! Non è arrivata l'ora dell'indagine dei noi! Va bene! Ma tutti devono sapere che davanti a questi problemi io me ne lavo le mani! E fa come Tionisi! Per correttezza io me ne lavo le mani! Sto punto è che te non esauri metà pizza, mi schifo! Per precisione io me ne lavo le mani! Me ne lavo le mani! Me ne lavo le mani! E poi forse santo ciao, la metà mi di potra! Ma guardi che non c'era mica bisogno di urlare! Era solo un chiarimento! Io, il mio l'ho detto. Giudicate voi. E muore giudicchiamo. Scusate se sono entrato. Scusate l'ora. Scusate qualsiasi cosa, ma è giusto che si sappia. Perché io le cose le dico, va bene? Le dico. E forse le cose che io... Ma tu hai tranquillito buon suo. Ma che ti mette nel danzone? A chi verrà tanto dopo buttare qui la te? Questa è una piazza, eh. Ma, prega. Potrei chiamo tranquillo. Questo è lui. O mi riposo, ma come... Omar, è Nash. Chi? Sono Arenda, è Nash. Puta, te Nash tu boccio. Come ti imbocano con chiaffaro? Ti dà te, cudè. Assassino. Lei che si mi gira, ma sono una strada. Ci mi conosci tu, eh? No, te l'altro non li conosco. No, tu sconosci te, Ode. Ma non sei Nash. O non è che ci conti con picchiazio? Con picchiazio? Puoi ti tanti giù, che ne casata ne è forse un dottore, se lo te. A me sto picchiato io non mi piace. Non è mai buono che muore se prima te nasci. Questo disegno mi do buono un po' che hai idea. E l'India da tagliare la fila. Chi? E tanto, ma cos'è? Te guarda e fa fra la strage. Poi, mi conosco questo che è spontanea volontà. Mi dichiaro pettito. E per effetto della nuova legge, dopo 12 sei in forza. E torna boccini! Ma non pizzo, ti rendi spunti. Comunque noi, di più... Non ci di punti! Ma te sei stimme? Non sono in me. Lei che dio boccio c'è di più. Curisma non c'è gusta, para tranquillo. Non in me, chi regola... Ho detto, mi metto a retta, orengo. Su di più nasce lì, no? Te duscio, che le cune chianto. Non te cubres! A parole hai fatto una strada. Il mondo ci perdi sta mondo per andare a scuola. E te sturie, disse. Chi ne sturie? Devo andare a scuola
ha detto che l'investante spittiso è fatto un astro. Sì, mi fuoco ci passa, maestro di luce. Pulo! Bene, Rico! Ho fatto bene. Mi spassia. Ho fatto tanto. Oh, ce lo vuoi dire, una granchiera d'era e due bocci. Mamma mia. Ah? Ho fatto tanto. Noi piede abbiamo un dedo, ve li incede, la punterà a bocca, morta. E sta sì. Beh. Ho fatto tanto. E ma come Dio, lo si sa. Ewa. Che si passa a tempo nei cucchi, spippi di stasero pure. Pulo. Pitticchia tu, modi in modi, lati in lati. Bene! Sto passando dietro, molto dotto! E vorrei no, ci pariamo solo! Dello Cirorro e du boccio! Sei malto di te, potrei... Cirorro! E non raggio, e rode! Io non potrei fare questo bus! Non potrei chiamare, una pastiglia! Una pastiglia, siete morto! Una pastiglia, ma che sono dotto e no, buono, una pastiglia! Una pastiglia, questo è giù! Sto tranquillo, mo mi passa! Mo mi riposino, tranquillo! Si chiude i cieli! Si apre la terra! E l'arcangelo Gabriele arriva sulla terra! Giuseppe! Svegliati, Giuseppe! Ma chi è Giuseppe? Giuseppe! Andate a prendere il bambino con sua madre e fuggire in Egitto! E la rimasi in chiotte a vetta! Perché Erode ricerca il bambino per farlo morire! Ma chi è Giuseppe? Muoviti, Giuseppe! Prendi il bambino e fuggi in Egitto! Ma chi è Giuseppe? Ma tu, chi sei? Eppi, Salizio, Bartolomeo, Matteo, figlio del Fessimbo, sto per nominato Zanotte per gli amici di Chiere. Ma allora ho sbagliato, strano. Ma chi è lì strano? Cirarindi, la Chiere. Però ti basta inizio che ne rubi più. Ma qui non si rispettano i tempi, perché lui deve passare dopo di me. Così sta scritto. Ma non sei stroppuletto, Cirarindi, nessun suo dovere di pazienza. Non l'hai perduto. Ora torno su in base a chiedere eventuale e fare spiegazioni. Si chiude la terra, si apre i cieli e l'arcangelo Gabriele si leva dai piedi, ma è tanto rabbinino. L'altra volta mi ha visto la notte che do. Ora non ci sono. Hai visto? La stella. Che bella. Lo disse profetta che era la cometa. Permesso, signore? Nel libro del destino. Non è che la stiezza, gatta. A poco comprate un collegare un forno, un accendino, una parecchia occhiali. Torna un'altra volta e magari copro carico una cosa a tua. Ma signore! Nel libro del destino! Cazzo, manco libreria, la stammi organizzare sta dopo voi ci ricopro carico una cosa! Signore, lei non ha capito proprio niente! Io sono un re! Re Melchiore! Intanto sei un re! Sì! Nel libro del destino ho letto di seguire una stella! Io l'ho seguita! E la stella mi ha condotto proprio qui! Qui! Sì, la stella si è fermata proprio qui sopra! Ma appizzo! Ma te la devo scomunicare! Se sarà possibile, ma te ne è una cosa impossibile! Signore, io vengo da lontano oriente per portarle in dono! No! Vengo da lontano oriente per portarle in dono! Vincenzo! No! Vengo da lontano oriente per portarle in dono! La mirra! E tu scemo, che a tu punti 3 maggio, 3 sì! Che li capita a me il gusto della mirra! Oh, la mirra sta stocchiare questa mirra! Te non la puoi mai posso comprare, La mirra è un'erba medica che si dà agli ammalati! Mamma mia, bella! Sì, e si dà anche ai moribondi! Puretta a morire! Sì, e con quest'erba si cospargi il corpo agli appestati cadaveri per non andare in putrefazione! E tu, in questa schifezza, da morire, regalare a me! A guattari te vanno proprio in fezza, no? Ma signore, lei non può rifiutare questo dono! Io vengo da lontano oriente! E chi non lo dà? Ebbene, altro di questa struttura in oriente! E sta la prossima volta che mi vuole sportare di quella cosa, portami che era a me, la cioccolatina! Ma non schifezza stia ahí! Ma lei deve prendere questo dono! Che sotto, che ma signore, la... signore, non ha visto la stella! La stella è da morta di scocchia, che abbia la stella, no? Che pensaci del rapo! Scusate se rientro, scusate l'ora, scusate il tempo, ma ora di smettere di bestemmiare, di insultare, di parlare alle spalle, di disturbare. Oh, rimando su quel giù. E ora di smettere di disturbare, perciò stupacci della chiamina. Va bene, io la vado, ma tutti devono sapere che davanti a questi problemi, io me ne lavo le mani. Oh, Vila, la chi non ti ci tirotto che sei slimpio, Per tutti quelli che si possono collegare in questo momento, io sono Pilato Ponzio, e davanti a questi problemi, io me ne lavo le mani. Oh, Vila, tu che stavano asciugando l'occhio, bacio con il po'. Cammina, cammina!
tre d'acqua. E nasce! No! Ma è sta cosa sei che? Tutto si lo butti sei che la tante con te, ora! Ma se sei che ti sei erode! Erode mi chiama, scherzare! La vai che tengo un trono insanguinato, Deo! Ma puttano tulippia, sa! Ho dispetto se puoi insanguina e muoverla di aici! Ma zaffi la tulippia! Chi non mi conosce a me? Mi dica una buona persona tranquilla, ma tu non so tranquillo! No, non sei tranquillo, Ru! Sei un malus, Deo! Sei malus, sei! Andi va su, Deo, non cresce più spippio! A tu chi controlli! Sono epidemia, se ti ho... Deo, se ho decoro umano. E te che tu sono malo, sono pure esci. Si intende che sono pure esci. No, si intende che sei pure esci. Si intende? No, si intende che sei pure esci. Buonai. Che non volere mia, te rotti mi nera. Caro, spegni la luce. Devo tu dei bus. Nini fa qui toci, nini fa. De zero. E amarro in noi. E aperto chi nasce lo subito, qui te per rinasce. Se non voleva la radusa non si imprende. E no, te ragione a scucchiarmi. Sta chiama e me ne forta. E non mi più dolce di futti. E ti ho uscito un formato. Non ci te... Si chiudono i cieli. Si apre la terra. E l'arcangelo Gabriele arriva sulla terra. E con tu chi è? Il piccolo tamburino osato. Tamburo tarina. Pastori, non temete così. Così come? Così. Io piano c'è una grande gioia. Che sarà quella di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nata buon salvatore. Pastori! E nasce sui più! Adienna! Voi pastori! Troverete un bambino avvolto in fasce e adagiato in una... In una? Chistio! A onde è su Pippi? Ma tu, chi sei? Deo zero! E deve incontrare su Pippi! Andi pugnolerai! Io non lo so! Chiedilo a Giuseppe, il padre! Ma che limpa, ma tu sei smacco, sei! Che sai mi sto spiegando in giro? Oh, dimmi Lulu! Ma che limpino, ma non si ammette questo ciorbè, dopo non si ammette! Oh, Gabriele, te non sei Giuseppe! Ma tu, chi sei? È finito questo bambino di loco, che sai che è? E cambia di soccare, te ne va stietro, ci mi tracci dentro, ci mi... Sono più tu devi sbogliare a fora! Non mi duvore sa qua, devo due bocci, faccio una strage, E mica buttate lo ci trovate noi, Avete visto la stella? Che bella, che bella! Lo disse il profeta che era la cometa! Signori, io vengo dal lontano oriente per portare il dono al bambino. Ma questo Pippi, non dì! Il bambino è qui, sotto la stella. No. Insieme tu sa quanti di lui su Pippi, Ma che hai visto? Ma lui vuole se mettere con tutto e con un smacco testato. Vieni stella, cerca Pippi e porta pure scelere cosa. Filari era di gusto e macco. Ma signore, io sono un re. E buon è che sono un re macco. No. Sono un re di ovuro. Non si tutti a crescere, e un mondo disprezzante questa categoria. Ma chi sfasciurò tu, Deo? Ma mi conosci, sono mi conosci. Non riconosci, ma come sei nato? Nato le macchette, non la puoi mai pianificare, se vieni dopo per il pote tranquillo. Scusate se, ma io posso, perché io sono pirata. Ma come sei le macchette, non la puoi mai più, mai intendere. Oh, pirata, su in PSB. Voi cercate un bambino? Meno di smettere di cercare bambini. E poi, lo chiedete a me, chiedetela a lui. Lui il padrone di casa, lui sa dove è il bambino, per Diana! Andiamo subito, dopo bocciri, dai un boccio! Il bambino! Togliete fuori il bambino, perché se non si trova io vengo licenziato in tronco! Che il bambino si trovi o no, a me questo non interessa! Signore, ha visto la stella, che bella, che bella! È una stella per una casetta, nella casetta un bambino vicino, vicino! Ma i vicini si lamentano! Io tollero che ci si ritrovi tra amici! Ma proprio lei, signore Zecchiere, mi chiede una casa tranquilla e poi festeggia tutta la notte. Ma tu, chi sei? Io sono il padrone di casa, Sansone, il giudice dell'agenzia immobiliare Nuovo Testamento. Oh, Sarso, tu chi sei su Meressardo? Non la prendi tu un po' no con tu Pippi. Bambini. Qui che io sappia non ci sono bambini. E tu sei sfollarci come te, Gus. Io dice che non c'è su Pippi, su Villa Giuseppe Maria. Oddio! Ma lei parla per caso di Giuseppe, un falegname della casa di Davide e di Maria, una fanciulla ebrea. Bravo, non mi bravi. Proprio dei gusti sta questione. Oddio, ho riboccia tu. Ma loro non abitano qui, loro abitano al 30 e questo è il 32. Un momento! A me mi hanno detto, vai in via del Bue l'asinello numero 32 e annuncia
Ma qui c'è un errore. C'è un errore, sì. Perché quando hanno fatto la strada nuova, hanno cambiato i numeri. Ma poi comprendilo tu, Deo. Io non ci vedo nulla. Ando se sta tra domo e tagliata lo stocchia. Un momento. Se si deve fare tutto da capo, prima ci sono io. Poi. Signore, ha visto la stella? Che bella, che bella! Dei noi Rorru è du boccio. E boccia tu i buru. Io dei bambini me ne lavo le mani. Oh, torniamo a noi, signor Ezechiele. Come va? Ha dormito bene? Chi taccia ha con sé? Bene, ora le mostro il contratto d'affitto di questa... Che sbadato! Dalla fretta ho dimenticato il contratto a casa, ma non c'è problema. Vado un attimino a prenderlo e sono subito da lei. Comunque, signore Ezechiele, noto che l'aria di questa casa le ha già fatto bene. Ha ripreso un bel colorito, signore Ezechiele. Allora, un attimino e torno subito qua. Ci vediamo dopo. Ma non so se ti puoi fare dei voti, se non mi vai, 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 se non mi